Siamo con Suor Giulia Cenerini di Pennabilli, che nel 2013 ha emesso la sua prima professione. Oggi, nella messa che concluderà a Tendopoli, emetterà la sua professione perpetua nelle mani del cardinale Giuseppe Petrocchi. Suor Giulia, come hai conosciuto i passionisti e le suore passioniste di San Paolo della Croce? In realtà è stata un po' particolare come cosa, perché me li sono proprio andati a cercare. Non li conoscevo di persona, però ero attratta da questa spiritualità. Quindi ho preso contatti proprio con questo santuario e da qui poi ho conosciuto le suore e sono andata avanti. Tu sei romagnolo e a Sant'Arcangelo c'è il Beato Pio Campidelli che ha offerto la vita per l'amata Romagna. Qual è il tuo rapporto con questo beato passionista? In realtà sembrerà strano, ma l'ho scoperto dopo, perché la mia diocesi comunque non è la sua. Io prima sono passata da qui e passando da qui ho scoperto anche lui. Però quando ho saputo che ha offerto appunto la vita per la Romagna, mi ha colpito perché mi sento anche un frutto suo. Da laica eri impegnata con l'Azione Cattolica, con l'Unitalsi, con il Movimento per la Vita e in particolare con il progetto Gemma, a quale hai destinato anche i doni ricevuti nella prima professione religiosa. Ce ne vuoi parlare? Allora, diciamo che per me è stato importante durante tutto il corso della vita, quindi da piccolina andando avanti, scoprire anche un pochino tutte queste realtà associative, perché mi hanno aiutato a fare un'esperienza di chiesa a livello un po' più profondo di come sarebbe successo se avessi solo partecipato alla messa della domenica e basta. Poi è chiaro che maturando anche in un rapporto, anche in una vita di fede, anche il modo di impegnarmi in queste realtà si è evoluto col tempo, però hanno contribuito a rendermi quella che sono oggi. Cosa ti aspetti dal futuro? Dal futuro non lo so, nel senso che oggi in modo particolare mi lancio totalmente nelle mani di Dio, quindi vediamo cosa si aspetta Lui. Per il momento sono contenta del presente che mi sta regalando. Un messaggio per i giovani, non solo della Tendopoli, che si interrogano sul loro rapporto con Dio. Allora, di continuare a interrogarsi, perché io nella mia esperienza ho visto che solo nel momento in cui ho cominciato a pormi certe domande, poi mi sono messa a cercare le risposte, e non solo di interrogarsi, ma di porre le domande a Lui, non avere paura di fare domande, perché poi se c'è un cuore aperto, il Signore risponde, magari piano piano, con calma, con i tempi che ciascuno ha, però le risposte arrivano e sono sempre belle. Un'ultima cosa che non era in programma, ci vuoi dire il tuo nome completo da religiosa? Suor Giulia di Maria, Madre della Gioia. Veramente il meglio e tanti auguri per la tua professione. Grazie.